Fabrizio, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno, telefono da Cagliari. Volevo sapere giusto un paio di cosettine dal signor Antonelli. Ho letto sul Recovery Fund, dice che praticamente per l'Italia la cosa più importante è la riconversione digitale, più della sanità, la parità di genere. Ma è vero o è una barzelletta questa? Marco? Può rispondere, per favore? Sì, certo. Grazie, buongiorno. I grandi temi, diciamo, sì. Per le grandi linee ci sono anche queste cose, non sono soltanto queste, ma ci sono anche queste cose. Il problema vero, sai qual è? Che nessuno, e nemmeno i ministri, conoscono poi che cosa c'è veramente in ballo, conoscono poi i contenuti, cioè si sanno alcuni titoli, tra i quali quelli che appunto diceva l'ascoltatore, ma poi in realtà i contenuti non si conoscono, ma non è che non li conosce l'opinione pubblica, al di là di Conte e dello staff più stretto di Palazzo Chigi, cioè nemmeno gli alleati, nemmeno la maggioranza di governo, nemmeno i ministri ne sono venuti a conoscenza in concreto di che cosa si parla. E la cosa ancora più bizzarra è che molti di questi progetti che dovrebbero essere finanziati con i soldi del Recovery Fund, che tra parentesi bisognerà poi vedere concretamente quando verranno erogati e i progetti che verranno approvati, perché l'Italia presenta dei progetti e l'Europa però prima di darti i soldi li deve approvare sulla base di una serie di canoni, di parametri eccetera eccetera, ma insomma molti dei progetti che Conte andrebbe a pescare in realtà sembrerebbe che siano semplicemente dei vecchi progetti già pronti dei ministeri che non si sa poi con quale visione del paese, con quale costrutto verranno tirati fuori. Quindi insomma il mio parere è che sul Recovery Fund c'è veramente molto molto da fare e Conte dovrebbe dare veramente una sterzata e soprattutto renderli pubblici, perché poi è giusto che l'opinione pubblica si faccia un'idea, visto che poi alla fine sono soldi dei cittadini, perché non è che poi i soldi dell'Europa chissà da dove vengono, alla fine i soldi dell'Europa sono quelli, sono i nostri, certamente sono i nostri, certo, che noi diamo all'Europa e poi l'Europa ci ritorna indietro in qualche modo, insomma, quindi sarebbe giusto farne anche un grande dibattito parlamentare, un grande dibattito nell'opinione pubblica, di modo che ognuno possa dire la sua. Non è corretto che decida una persona sola dove allocare le risorse. Fabio, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Il nome dell'interlocutore. Marco Antonellis. Buongiorno Marco Antonelli. Ciao, buongiorno, buongiorno. Allora, io volevo solamente, forse, sai come si dice, no? Pensare male è peccato, ma forse non si sbaglia mai, no? Lo diceva allora, Andrea. La questione è questa: possibile che hanno avvallato i soldi del MES, no? E subito dopo sono partiti con i vaccini. Ora la questione è molto semplice. Prima cosa, i soldi del MES bisogna capire come in Italia vanno suddivisi, perché noi sappiamo che troppi soldi all'Italia fanno male, o perlomeno vengono gestiti male, perché lei sa che la classe politica non è all'altezza di fare certe cose. Però comunque sia, è andata. La cosa non gli sembra curiosa che dopo i soldi del MES ci sia questa valanga di vaccini? Chi ci ha guadagnato su tutta questa storia? Grazie. Marco Antonellis. No, la cosa veramente curiosa è che si continua a mettere pochi soldi sulla sanità. Il governo continua a mettere pochi soldi nella sanità, quasi appunto che volesse aspettare la manna dal cielo, cioè il MES. D'altra parte non è un mistero per nessuno, abbiamo sempre detto che c'è tutta una filiera politico-partitica che fa palesemente riferimento a Bruxelles, ma anche a Berlino e a Parigi, e che quindi farà di tutto per legare l'Italia al MES, perché legarsi al MES non significa solo prendere e ottenere dei soldi, ma significa stabilire un legame di controllo forte anche con Bruxelles. Il MES è una società di diritto lussemburghese capeggiata da un tedesco, insomma fondamentalmente è una società privata il MES. Quindi sai, prendere i soldi da loro significa in qualche modo dare alla Germania un potere, un sovrappiù di controllo nei confronti non tutti lo sanno questo, del MES, che fondamentalmente è una società privata, Marco. Sì, non tutti lo sanno, e oltretutto i funzionari godono anche di
di immunità totale per quello che fanno, insomma. Quindi, sai, sono tutte situazioni spinose che ovviamente le istituzioni tendono a minimizzare o a far finta di non sapere, ma invece sono proprio i dettagli che spesso in queste partite geopolitiche diventano fondamentali.